culturali, ecco, questo il futuro ormai con le misure dell'ANAC non può più aversi. Grazie. Grazie consigliere. A un vecchio articolo che avevamo scritto a proposito di un'attività fatta da Vela ancora col carnevale scorso. Siamo al 17 febbraio 2015 e eravamo quasi in campagna elettorale e lanciavamo uno slogan: al governo del comune ci impegneremo ad attuare il vecchio slogan meno Stato e più mercato. Ecco, parto da qui per raccontarvi appunto quello che il Movimento 5 Stelle pensa di Vela e anche di questa delibera. In quell'occasione Vela aveva appunto avuto l'incarico di organizzare i grandi eventi, tra cui appunto il Carnevale, e aveva dato mandato a Expo Venice di allestire un teatro con ristorante e bar in Piazza San Marco. Quindi, andando contro al regolamento che vieta specificamente di creare nuovi bar e attività ristorative nell'area marciana, Vela, in deroga a tutto, ha creato un bar che ha fatto concorrenza sleale nei 15 giorni clou del Carnevale veneziano ai bar e ristoranti della Piazza San Marco e dell'area marciana. Questo può sembrarvi fuori tema, e adesso arrivo alla delibera che andiamo a esaminare. Lo dico perché si sta creando in capo a Vela una sorta di monopolio in tutta una serie di attività che vanno dall'organizzazione dei grandi eventi alla gestione di alcuni spazi patrimoniali, di alcuni spazi immobiliari molto importanti, tra cui l'arsenale e la pescheria a Rialto. Poi ancora abbiamo, sempre in capo a Vela, la gestione, appunto, la vendita dei biglietti, e adesso ci aggiungiamo la gestione dell'informazione e dell'accoglienza turistica. Però vorrei ricordare a tutti che la legge regionale non dice proprio questo, non prevede quello che in realtà il Comune di Venezia sta facendo. Vi leggo l'articolo 9 della legge regionale 11 del 2013, che parla appunto di sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Questo articolo dice: la Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il governo delle destinazioni turistiche. A tal fine la Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della gestione. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati. Sottolineo, cooperazione tra soggetti pubblici e privati, coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici al fine di un rafforzamento del sistema di offerte per la gestione unitaria, non monopolistica, ma unitaria, delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione. Bene, la destinazione che ci riguarda, Venezia e Laguna, ecco, dovrebbe essere affidata a questa OGD, Organizzazione, Gestione e Destinazione. Purtroppo noi, sia con la delibera di Zappalorto, sia con questa delibera, citiamo la OGD, ma semplicemente la rinviamo. E la rinviamo in maniera anche un po' furbesca, passatemi il termine, perché qui diciamo si assume la gestione del servizio, che poi viene affidato in house a Vela, e si dice lo si assume per la durata di 3 anni, dal 1 febbraio 2016, poi però si dice lo si affida a Vela per la durata sempre di 3 anni, e poi si dice sopra: il servizio potrà venire conferito con successivo provvedimento consiliare all'OGD Venezia e Laguna una volta costituito. Quindi che cosa significa tutto questo? Significa che c'è a parole la volontà di costituire l'OGD con il coinvolgimento di tutte le categorie, ma di fatto diamo l'incarico solo a Vela. E vorrei ricordare, tanto per mettervi la cosa in una luce diversa, cari consiglieri della maggioranza, che il vostro sindaco, nostro sindaco, perché è il sindaco di tutti,
è imprenditore, è stato presidente di Confindustria ed è veramente esemplare che l'ex presidente di Confindustria, imprenditore tra i 5 imprenditori più potenti dell'area veneziana, si faccia passare una delibera di questo tipo in cui esautora completamente le categorie economiche più potenti della città, albergatori, agenzie di viaggio, agenzie turistiche, esercenti, li esautoriamo da quello che invece dice la legge regionale, cioè fare la camera di compensazione, questa OGD, per gestire unitariamente il fenomeno turistico. Questo è lo stato dell'arte e noi in maniera, appunto, come dicevo, un po' finta, diciamo di voler fare l'OGD, però poi la rimandiamo e intanto diamo tutto a vela. Consigliere, lei vorrei concludere, sì, grazie. Sì, grazie Presidente, grazie. Vorrei peraltro sottolineare che è evidente che ci sia un interesse pubblico a preservare le professionalità della PD che viene smantellata ed è altrettanto evidente però che si poteva fare un'operazione diversa, nel senso di costituire l'OGD e farla costituire tra Vela e le associazioni di categoria, quindi creare eventualmente una cosa nuova affidando queste professionalità alla futura OGD. Invece si è voluto fare questa cosa ed è logico che Vela starà in piedi e fa il business plan e sta in piedi con i 15 dipendenti in più, semplicemente perché si metterà a vendere prodotti e pacchetti. Siamo a meno 2 minuti. Avevo sbagliato a leggere. Grazie. Scusi. E quindi, chiudo Presidente per non lasciare tronca la frase, è logico che il business plan stia in piedi perché andrà appunto a commercializzare prodotti turistici, ma questo ovviamente in concorrenza sleale con i soggetti privati. E quindi io trovo sinceramente che perpetuare il sistema di pianificazione socialista che c'era prima è un po' poca cosa, insomma, per un'amministrazione nuova.